Questa sera ospite dei nostri studi il consigliere in quota Fratelli d'Italia, città di Castello, Andrea Lignani Marchesani. Buonasera. Ben trovato. Anche sul SOGEPU sembra non ci sia chiarezza, non si comprende qual è il futuro di questa importante partecipata che sembra andare sempre in pareggio, delle due guadagnare qualcosina, però non c'è chiarezza. Ad un certo punto si prospettava una fusione, no? Con Gesenu, è rientrata? No, la situazione è ben diversa. Allora, teoricamente quest'anno ci sono 170.000 euro di utili e il comune, l'amministrazione comunale, millanta che questi vengono reimmessi nel circolo della flessibilità di bilancio, millantando anche una diminuzione delle tariffe, il che in effetti è vero, salvo poi averlo aumentato del 60% negli anni precedenti, spalmati dal 2007 al 2015. La situazione intanto non è esattamente questa, perché anche lì si fanno gli artifici di bilancio, perché devo tacere anche per non essere, per non scendere in situazioni un po' troppo limitrofe a mie questioni di tipo personale, però potrei dire di tanti crediti che non sono stati onorati, alcuni. Ecco, potrei citarli tranquillamente, ma mi esento. Però ci sono, assolutamente sì, e sono pronto a dimostrarlo con chi vuole. D'altra parte c'è questa fantomatica gara d'ambito che sta diventando una sorta di mistero gaudioso. Non sappiamo, come consiglieri d'opposizione, cosa sinceramente augurarci, perché per i cittadini il fatto che Sogepu potesse essere sulla carta la capofila della gestione di un'area vasta di rifiuti potrebbe anche essere una buona cosa. Il problema è come verrà gestita questa questione, perché non siamo stati informati con la scusa che non si possono dare informazioni in corso di gara perché potrebbero esserci turbative fantomatiche d'asta. Ora, i consiglieri hanno il diritto di essere informati, lo ha riconosciuto anche il vice segretario generale, non è stato fatto. Il sottoscritto ha mandato una PEC all'amministratore delegato di Sogepu, a cui non ha avuto risposta, e questa è una grave violazione, anche perché non ci dimentichiamo che Sogepu è sì partecipata, ma è altamente controllata dal Comune di Città di Castello, perché ha il 91,2% delle azioni. Questa gara, di fatto, Sogepu ha fatto un'associazione temporanea di impresa. Provo ad indovinare, vediamo se mi sbaglio. I partner di questa associazione temporanea di impresa erano Gesenu e Sei Toscana, la famosa Sei Toscana, ora commissariata per arresti e tra l'altro dentro anche nei suoi meandri anche alcuni affari legati a Banca Etruria. In corso d'opera il fatto che ci sia stato anche una indagine su presunte infiltrazioni mafiose all'interno di Gesenu, probabilmente ha fatto sganciare Gesenu da questa ATI, il che spiegherebbe il ritardo con cui si va alla determinazione di questa gara, anche perché non ci dimentichiamo che il bando è scaduto il 24 di agosto del 2015, quindi sono passati più di un anno e mezzo e ad oggi non si hanno notizie. Credo che Sogepu possa vincerla questa gara, anche perché andarsi a impelagare in tante situazioni diventa difficile. Il sindaco e altri si fanno belli perché sono stati respinti dei ricorsi, ma sono stati respinti i ricorsi, mi si perdoni, ma dei parenti poveri del territorio, ovvero della società di Gualdo che non aveva la consistenza per poter partecipare e quindi di fatto probabilmente poteva associarsi anch'essa, ma non è stato fatto. Un accorpamento, una fusione tra Sogepu, Gesenu e Sei, a chi giova? Mi scusi, perché Ma non è delle tre. una fusione, è un'associazione temporanea di impresa per la gestione dei rifiuti da San Giustino a Gualdo Tadino. Perfetto, Questo non perfetto, so, ma ecco. a chi giova? Perché poc'anzi lei ha detto. Sogepu comunque ha chiuso con un attivo di oltre 100.000 euro, le altre due par di no.
Ma non è questione di giovare, è questione che la legge impone ormai aree vaste per la gestione di rifiuti. Dirò di più, la legge imporrebbe che in Umbria ci sia un ambito solo, una tariffa unica e un gestore unico. Quindi questa gara di ambito, che rappresenta più o meno il 25% della popolazione umbra, è solamente un giornale. Che fine fanno? Che fine stanno facendo le discariche gestite dalle varie amministrazioni PD? Noi chiediamo di fermarci un passo prima di creare dei danni che poi sarebbero irreversibili e non sarebbero il territorio regionale. Che fine fanno? Che fine stanno facendo le discariche gestite dalle varie amministrazioni PD? Noi chiediamo di fermarci un passo prima di creare. Per poter dire se tutti questi accordi porteranno a diminuzione di tariffe e a migliori situazioni per gli utenti. Di una cosa però sono assolutamente certo, che tutte queste cose presuppongono degli impianti, e l'unico impianto di una certa consistenza che Città di Castello e la Sogepu possono mettere a disposizione è appunto uno solo, ed è la discarica di Belladanza. Scusate, questo significa che Belladanza, alla faccia delle promesse, verrà ampliata, già lo stanno facendo, e verrà chiusa non prima, è scritto poi tra l'altro nel piano industriale di Sogepu, del 2032. Ora, andare avanti con discariche, mia modesta competenza tecnica infima della materia, è sicuramente qualcosa di vecchio.